Bene, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo video e vediamo 10 comportamenti delle persone che hanno subito vampirismo mentale da parte di un narcisista. E prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su tutti i miei social e se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai nella home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo dunque al tema. Veniamo dunque al tema e sono 10 comportamenti delle persone che hanno subito vampirismo mentale da parte di un narcisista. Allora, chi ha interagito con un narcisista, diciamo che ci resta scottato. E soprattutto, come dice quel proverbio, insomma, chi si brucia con l'acqua calda poi teme anche l'acqua fredda. Per cui ci sono persone che purtroppo hanno difficoltà dopo a relazionarsi dopo aver subito, diciamo, botte da orbi, tra virgolette, da parte di un narcisista, hanno difficoltà a relazionarsi positivamente con altre persone. Purtroppo, questo fa sì che molte persone abbiano poi problematiche da questo punto di vista. E per cui bisogna fare molta attenzione. E quindi si possono riconoscere queste persone un po' dai comportamenti che mettono in atto e se la persona ci interessa è necessario, diciamo così, avere un po' più di pazienza perché, insomma, come si diceva prima, chi ha infilato le dita nella presa. Non è che poi deve fare, ha preso la scossa, un corso di ingegneria di 5 anni per capire che inserire le dita nella presa fa male, lo impara per esperienza, però poi non avrà solo più paura di infilare le dita nella presa, ma avrà paura delle prese. Avrà, in generale, avrà paura di entrare nella casa dove c'è una presa e quindi diciamo che si sviluppa la situazione opposta, no? Quindi in questi casi, se la persona ci interessa, è necessario avere un po' più di pazienza. Un po' più di pazienza estremamente necessaria perché altrimenti non se ne viene fuori. E quali sono questi 10 comportamenti? Beh, uno sono meccanismi di difesa eccessivi, cioè la persona è diffidente proprio, la vedi che è chiusa come un riccio perché, come dire, non ha paura ad aprirsi, ha paura a dirti, ha paura a raccontarti perché, come dire, memore del vampirismo mentale subito dal narcisista, si difende, insomma. Un secondo comportamento è proprio una sorta di ansietà, di paura nel relazionarsi, no? È la paura, e purtroppo noi esseri umani abbiamo questa caratteristica che poi ci portiamo dietro la paura. E, a differenza, diciamo, degli animali che vivono molto più nel qui ed ora, noi esseri umani temiamo molto di più, abbiamo paura. Cioè, se, come dire, una gazzella viene inseguita da una leonessa e vive subito lì una paura forte, un'adrenalina che gli dà questa risposta di fuga, in questo caso perché la gazzella non è che può lottare contro la leonessa. E la fuga però in cosa comporta? Beh, comporta il fatto che se ce la fa a salvarsi, passato questo momentaccio, diciamo così, torna tranquillamente a brucarsi l'erbetta, a essere tranquilla. Mentre per gli uomini le cose sono diverse. Se ti è capitato qualche cosa, come dire, tu non è che una volta che è finito il pericolo sei tranquillo e torni come prima. No, ti porti dietro tutta una serie di situazioni che continueranno a spaventarti, continueranno a farti paura, continueranno a
generarti delle situazioni estremamente negative, estremamente nefaste, per cui bisogna da questo punto di vista fare molta attenzione. Bisogna fare molta attenzione perché la paura governa, la paura poi ti rovina la vita da un certo punto di vista. Quindi questo bisogna prenderlo in considerazione. È un qualcosa che va davvero tenuto in forte considerazione e quindi le persone molto spaventate potrebbero aver vissuto questo. Poi talvolta perdono il controllo, no? Perdono le staffe perché, come dire, il narcisista ti ha lasciato il segno, no? Non hai più capacità di autocontrollo e talvolta sbottano, hanno dei comportamenti che non è che piacciono molto. Ma questo dipende proprio dal fatto che sono entrati proprio in contrasto con un narcisista. Tendono ad essere pessimisti perché, come dire, hanno una visione nefasta e negativa della vita, e questo è un altro retaggio dell'interazione con il narcisista. Quinto comportamento, tendono ad essere persone inattive. L'apatia talvolta diciamo, tendono ad essere un po' apatici. Purtroppo questa è un'altra cosa che capita. Altro comportamento è, come possiamo dire, la mancanza di fiducia in se stessi, cioè temono di sbagliare, temono che se fanno una cosa la faranno male, anche perché i narcisisti nel loro vampirismo mentale ti hanno, come dire, indotto questa credenza, no? Di essere la persona sbagliata, di fare sempre le cose sbagliate. Per cui se la relazione, diciamo, con un narcisista è durata un tempo sufficientemente lungo, è probabile che si assimilano queste caratteristiche. Purtroppo, o per fortuna, diciamo, dipende sempre dai punti di vista, è un qualcosa che capita abbastanza spesso, per cui bisogna prestare attenzione, insomma, a tutto questo. E poi una settima caratteristica, un settimo comportamento sono dei comportamenti razionali. Talvolta, come dire, la logica viene un po' abbandonata, non si segue più una logica, non si capisce perché, ma questo è dovuto proprio al fatto che si entra in uno stato nefasto, si entra in uno stato negativo per cui la logica perde, perché il narcisista ti ha destrutturato un po' la parte logica. E infatti, diciamo, prevale spesso la parte emotiva, cioè comportamenti compulsivi, perché è proprio quando la parte emotiva tende a prevalere sulla parte logica, la parte logica cerca in qualche modo di difendersi, no? Di difendersi mettendo in atto quello che può fare, insomma. Quindi e questo capita molto spesso. E poi un altro comportamento che viene messo in atto è un comportamento che può sembrare, diciamo, di insicurezza, di profonda insicurezza, cioè capacità indecisionale. Quindi quello che viene vincolata è proprio la capacità decisionale e anche, come ultimo comportamento, la capacità di conquista. Cioè queste due caratteristiche che sono delle persone che poi hanno successo, capacità di decidere, capacità di conquistare, tendono a venire di meno, generando una instabilità totale, insomma, una forte instabilità. Ecco, questi un po' sono tutti i comportamenti di questa tipologia di persone, per cui dovresti cercare di, se la persona, diciamo una persona che secondo te vale la pena, avere semplicemente un po' più di pazienza con questa tipologia di persone. Nel frattempo metti un like, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ovviamente l'iscrizione al canale è completamente gratuita. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino Super Grazie.
è una donazione sempre ben accetta, anche solo un caffè è un contributo alla crescita del canale.